Il tassista aveva una barba a pizzo, una reticella sui capelli e un codino legato ad un nastro bianco. Pensai che fosse un Sikh, perché la mia guida li descriveva esattamente così. La mia guida si intitolava India, a Travel Survival Kit. L'avevo acquistata a Londra, più per curiosità che per altro, perché forniva sull'India informazioni assai bizzarre e a prima vista superflue. Solo più tardi mi sarei accorto della sua utilità. Ciao a tutti da Renata, dall'Italian Bookshop di Londra e da Antonio Tabucchi. Con il suo romanzo notturno indiano. Ho scelto Tabucchi questa volta non solo perché è uno dei miei scrittori preferiti, scrittori italiani preferiti, ma perché questo libro io lo definisco una chicca, cioè chi l'ha definito un libro di viaggio, chi semplicemente un romanzo un po' sognante. Per me è una chicca perché è una storia molto particolare, la storia di una ricerca, è la ricerca di un amico, il protagonista ci porta in giro per l'India alla ricerca di un suo caro amico e non solo. E lo fa soprattutto di notte, mettendo in luce una marea di contraddizioni. Ora, non posso raccontarvi oltre perché non è un libro enorme, quindi i dettagli li lascio scoprire a voi. Buona lettura!